John Borno, ragazzi, pochi cazzi, questa è la situazione. Ho visto la partita con sei fiorentini e questa è la situazione. Fiorentina ha perso. Ho visto. Che dite? Tipo il bar dello sport qua. Fiorentina va bene, dai, insomma. La Fiorentina è partita malissimo. Molto male, diciamo. Molto. Errori, molto. Di sicuro per essere la prima del campionato non è che sia proprio il massimo, però si farà meglio, si farà sicuramente meglio. E si arriverà davanti a questi rossoni, no, rosso? Giallo. Il rosso giallo in verde, ecco. Non sa neanche il colore. Peggio di così non si poteva fare. Antonio. Si può solamente migliorare. Poi gioco e tanti errori. Poi gioco e tanti errori. Una difesa... Beh, partiamo, Borca Valero inesistente oggi. Sbaglio. Valero inesistente. In difesa, cos'è questo 2? Fanculo questo 2. Poi il 2 al 93esimo. Vabbè, ma io l'avevo detto e mi dispiaceva, bastone avrei subito la prima. Ci si rifà il ritorno, c'è problema. Sì, come l'anno scorso. C'è il Rossi. Con questo ho 6 consecutive. Con questo ho 6 vittorie consecutive. Contro la Fiorentina. Poi ne arrivano altre 6 nostre. Giustamente. Vabbè, fatto bene il vostro portiere. Le Sanz, sì. Una bella palla a punizione. Noi siamo partiti su bene Baba. Con... Che cosa ha preso su Baba? Dopo. Le Sanz ha fatto una gran partita, non c'eravamo nemmeno un giocatore della difesa dell'anno scorso, perché Dodò e Benassi abbiamo venduti, Maicon e Castagna erano rotti. Sì, lascia stare, noi ci mancava Quadrato e Rossi, Tomati. Però... E non ha giocato a destro perché e Joaquin che è entrato. Ma zitto, e Joaquin. Dodò, sì, Dodò a destro doveva sposarsi. E intanto abbiamo vinto. L'importante è purtroppo vincere, importante. Cioè, però partire subito vincendo poi è già è troppo scontato. No? Si vede, si fa vedere. Diciamo la verità, magari anche Montella mettendo brillante subito all'inizio, un giovane, un sì, partita importante, però primo campionato contro la Roma. Forse la pressione, tutto ha sbagliato. Avilani ha fatto tanto. Entra Avilani se ne succede. È il principe. Entra Avilani zero. No. Però bisogna dire che su quella fascia sinistra, Alonso, Joaquin. No, Alonso, Alonso è meglio, è una il più positivo qualità, oggi. Sì. Però ha fatto certi cross. Vabbè. È un cameronone grosso. Sì, la Roma si andà all'ospedale. In fase difensiva, dai, non ci lamentiamo. Alonso comunque oggi infatti per Sdugo non ci lamentiamo. Vabbè. Queste pallette ho detto Alonso, Alonso oggi non ha fatto male, no. Però Boraccio brillante, cioè arriva la Fiorentina giovane, gioca 20 minuti, lo tolgono. Vabbè che ha giocato male, fagli fine il primo tempo, l'ammazzi così. Sì, così voi segnate altri gol. Vabbè, ma non no, ma che c'entra? Ha fatto un errore però, clamoroso. Non è che errore. Poi no, l'errore è stato clamoroso. Imperdonabile. E poi aggiungere altri aggettivi, guarda, hai capito? Cioè, nella partita non ha giocato male. No, infatti. Cioè, nella mia ha fatto sempre bene, gli ha dato fiducia. Magari io l'avrei fatto bene. Magari io l'avrei fatto male. Poi ridi. A cagare. Ma ricordo queste pallette che dicono. Poi i palloni. Io parlavo a lei. Io ho detto gialli. Io ho detto gialli. Ho detto gialli. Rosso gialli. Giallo rosso, sì, appunto. Ma che cazzo me ne frega? La Roma, come sta la Roma invece? Dici un po'. Dai, romanista. Non è una Roma perfetta, vai. Però. Sì, però tanto allora abbiamo comprato tutti quelli tipo, non lo so, la Juve diceva, compriamo quel barbone. Arrivava Sabatini e se lo comprava. Cioè abbiamo comprato tipo 9 giocatori, di cui 3 a parametro 0, 4... Di cui 3 barboni 4, a Roma. 4 ultra quarantenni, però vabbè, abbiamo comprato anche i Turbe, qualche greco qua e là. Quindi alla fine, cioè, a me mi sembra una buona Roma, anche perché oggi non c'eravamo tutti i titolari, mancavano parecchi giocatori, abbiamo giocato anche con i riserve, abbiamo giocato bene. Non è stessa andare in però mezzo, meno. Sì, cioè, la Fiorentina non ha comprato nessuno, vabbè che ha trattenuto Quadrato, però un cazzo vabbè, il mercato di gioco. Sì, è stato ma per pessimo, un anno, e poi dopo che si fa? Il mercato di là veramente si secondo me non è che devi, cioè il mercato si compra. Ma e non puoi puntare tutto il campionato su un giocatore solo, dei giocatori mirati. Che altro, sì, ma non puoi pensare che solo Quadrato e la Fiorentina a quelle della Roma è proprio cosa. Beh, okay, poi, tra un anno non c'è più, che si fa? Scusami la domanda, ma secondo te è mirato prendere Brillante e richiamare Lazzari? Lazzari no, ma Brillante come panchinaro può essere una cosa buona. Ho capito, è un panchinaro, un giovane che può farlo partire in panchina, che cazzo lo metti?
Ma poi il centrocampo vostro fa schifo, cioè tranne Borca. No, cioè, cioè Aquilani dorme Pizarro, in piedi, Pizarro ogni palla che perde è un gol. Poi con quel giochetto di merda che torna sempre indietro. No, ma Fernandez non gioca mai, ma dica mai, mai, mai. Tre partite all'anno gioca. Ma Di Fernandez gioca bene una volta e 15 male, cioè. No, veramente. No, vabbè, ma guarda, io Mastri darei più fiducia. Appunto. Con l'autorità, e Madri. C'è l'anno scorso ha fatto bene finché non si è rotto. Chi è Matri? C'è l'anno scorso iniziato. No, io Matri. Quello l'anno spulso è stato l'anno scorso. Poteva giocare, eravamo con te. Chi è pure il Matri? Anderson che è? Anderson l'aveva visto. Era grasso molto. Chi è Babic? Babic ha fatto tre presenze. Ilici ci ha tirato una punizione. Sì, poi Ilici. È tanta roba, ispira Ilici. C'era Jakobenko l'anno scorso, ragazzi. Cosa? Rebic? Che fine ha fatto Rebic? È andato a Brescia perché sì, sono una squadra tedesca. È andato a lavorare in miniera. Matos è andato in Argentina. Perché voi c'erete tutti questi giovani? Piccini andava in Belis. Vabbè, magari dandoli in prestito migliore. Sì, ma pure noi siamo giocatori in prestito. Ma il problema è che noi li diamo in prestito. Cioè, non serve a niente darli in prestito. Perché quando arrivano a 21 anni, li vendiamo. Sempre. È strano che Romagnoli lo facciamo giocare. Noi diamo giocatori tipo Valerio Virga, l'abbiamo tenuto dai 16 anni fino ai 23, poi Okaka. Okaka aveva 27 anni e ancora era giovane. È troppo, poi è andata alla Sampdoria, ovviamente ha fatto strage di gol l'anno scorso. Okaka. Non è un giocatore. Sì, ma era nelle giovanili, noi facciamo sempre così. Poi compriamo, poi tipo Dodò. Dodò a parte faceva schifo. Mo gli interessi stanno casati, vinciamo lo scudetto, abbiamo comprato Dodò. Ma che cazzo, perché ha fatto gol contro gli eschimesi lì? No, quelli beh, che fanno l'Inter, risultanze l'Inter strane. Come mercato non ha fatto male, secondo me. Però ha comprato tutti i mezzi giocatori. Chi ha comprato? Sì. Medel. È l'unico. Medel, Vidic. No, Vidic, anche l'altro. Vidic, Osvaldo. Villa. Chi è Medel? Villa, ma non è niente speciale. Villa, sì, no, però secondo me non è male. Chi come è squadra peggio di brillante. Come squadra è compatta. Non è messa male, non è messa male in campo, te vedrai. Secondo me l'Inter fa bene. Beh, dell'Inter mi piacciono solo le maglie. Sono belle le maglie dell'Inter. Il colore, dici? Sì, mi piace. E poi l'inno, pure l'inno. Però no, dai, non si può vedere. Il Milan sta messo bene. Continui con la Cottore davanti. Sì, con no, ma guarda, a parte ha fatto un tipo un mercato di cui l'età media c'è l'età di Berlusconi, perché ha preso il portiere, c'ha 34 anni, Alex che ce n'ha 33. E chi c'ha sulle fasce? Armero quanti anni c'ha? 30 c'ha la Sara Alfati? No, forse no, 27. È giovane Armero, Armero è giovane. Sì, ce n'ha 27. No, De Jong quanti anni c'ha? Spaccarotta Muntari. De Jong. Muntari. Rami è vecchiotto. Rami. No, Torres. Rami è vecchio. No. Abbiati. Torres sì, sì. Almeno era bello. A chi? Torres. Vabbè, sti cazzo. Dai. Sì, Torres. Un commento femminile ci sta. Femminile. Di silenzio per me da in Golan per la pettina galera. Ma spesso non importa la pettina dura, e poi disegna. Madonna. Che lì è culo però, buona, paraffona sì, di Neto. Ha sbagliato brillante, per la pastaglia l'ha passata bene in mezzo a Cervini. Cervino tira, Neto fa una bella parata, sulla respinta lì di prima, sta bravo, era lì. Ha tirato bene, se dormivo noi. Era lì, appunto, era lì, però a noi ha tirato anche bene al volo. Abbiamo definitivamente capito che Gervinho non può tirare. Deve segnare solo se supera tutti e entra con la palla. Scarta il portiere, ha fatto la fine. Come ha fatto il gol? È un cavallo, Gervinho è un cavallo, basta. Però mi piace. Lui è cavallo del sì, davvero. Vabbè, chiudiamo però, qua, se no andiamo troppo per le lunghe. Sì, poi se non ascoltano più poi. Vai, perché Viola gli sta a tremare il braccio. Salutiamo forza Viola, mi forza raccomando. Roma. Ti fate soltanto due mezza allora. Siamo già sopra. Viola, ti raccomando. Che siamo già sopra. Forza Viola, Juve mezza. Ovviamente. E Roma mezza. E Roma mezza. Siamo già sopra. Vabbè.